Radio Radicale, siamo con la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita, per parlare di una proposta di legge che viene presentata oggi a Montecitorio sui disabili e il trasporto pubblico locale. Noi sappiamo che in certi casi c'è una difficoltà per i disabili ad accedere a certe strutture di mobilità. Allora, voi che cosa avete pensato, soprattutto che tipo di stanziamento e che accorgimenti tecnologici chiedete? Noi intanto partiamo dall'idea che delle civiltà, come dire, compiute come le nostre devono garantire assolutamente un trasporto alle persone che hanno mobilità ridotta, che hanno problemi legati a forme di disabilità. E questo deve avvenire soprattutto sul trasporto pubblico locale, che è, diciamo, la forma attraverso cui i cittadini si muovono all'interno delle città. Devono essere realizzati più posti e più postazioni in grado di ospitare le persone con difficoltà motorie, con difficoltà legate alla disabilità, e questo può avvenire attraverso delle forme di incentivo. Quindi abbiamo pensato di stabilire che il 5% del fondo di riparto nazionale sul trasporto pubblico locale venga assegnato sulla base della valutazione in riferimento, diciamo, a questa capacità di ospitalità, di, diciamo, servizio che le aziende di trasporto pubblico locale devono dare alle persone che sono appunto in difficoltà dal punto di vista motorio e che quindi hanno bisogno, diciamo, di essere servite con appositi strumentazioni e anche con percorsi dedicati. Perché l'altra cosa che abbiamo voluto sancire dentro questa proposta di legge è che le aziende di trasporto pubblico locale si devono dotare di app, di siti internet in cui autonomamente la persona con problemi di disabilità che vuole, diciamo, effettuare un percorso sia libera di poterlo costruire autonomamente, sapendo che in quella determinata via, in quella determinata diciamo, piazza arriverà un servizio che è appunto in grado, diciamo, di ospitarla. E questo, diciamo, penso che sia molto importante perché da un lato lavora, diciamo, su una forma di incentivazione, dall'altra lavora anche, diciamo, per il diritto all'autonomia delle persone. Ecco, non esisteva una legge quadro e delle leggi regionali che permettevano già questo? C'era un vuoto legislativo? Ripeto, non è che non ci siano delle forme, diciamo, di intervento normativo, certo che ci sono, però il fatto di cambiare i criteri di assegnazione del fondo di riparto, cioè ti do più risorse se tu però crei, Voi diciamo, prevedete il 5%? 5%, cambia, rivoluziona completamente il meccanismo incentivante su questo obiettivo e, come dire, seleziona anche le realtà, nel senso che ci saranno realtà in Italia note, conosciute per la loro capacità di offrire servizi anche alle persone con problemi di disabilità, e ci sono invece realtà che questi obiettivi non li raggiungeranno, ed è giusto e anche trasparente che i cittadini lo sappiano. Ultima domanda, esiste un gap in Italia rispetto all'accessibilità a queste strutture, ai fondi per queste strutture? Dove l'ha registrato? Glielo chiedo perché lei è stato assessore, oltre a conoscere la sua realtà che è quella ligure, conoscerà anche quella di altre regioni, penso per la funzione pubblica che ha svolto. Beh sì, così spesso, diciamo, queste difficoltà derivano anche dalla tipologia di mezzi. Per esempio ci sono dei tram che sono mezzi, diciamo, molto vecchi che non hanno, diciamo, proprio per loro struttura questa, diciamo, flessibilità, questa capacità, diciamo, Nei tram moderni, per esempio, c'è la nei tram piattaforma. moderni c'è la piattaforma. Naturalmente, diciamo, un conto è avere la piattaforma in un singolo, diciamo, mezzo, un conto è avere tutto un percorso che può essere anche intermodale, quindi può essere costituito, diciamo, da più pezzi, diciamo, di mezzi, che deve essere realizzato complessivamente sempre col criterio dell'accessibilità da parte delle persone. Bene, la ringrazio. Grazie. Ringrazio la Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita di Italia Viva.